Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video di What the N No Shop. Arriviamo a 1500 like, condividete il video, iscrivetevi al canale se siete nuovi, lasciate l'hashtag What the N No Shop qua sotto nei commenti per ricevere un cuoricino. E noi andiamo avanti con la nostra nuova puntata. Allora, la nuova leggendaria qui, zombie edizione limitata, è affamato. Effettivamente non so cosa succederà, andiamo a vedere poi se ci sta magari qualche cosa da shoppare. Ok, eccolo qua. Forziere Rob Zombo, ok, va a monete ragazzi, quindi su questo account non posso comprarlo. Probabilmente lo prenderò sull'altro se ci riesco, non ne sono sicuro. Vediamo un po' se ce n'è uno con le gemme. Regali ogni giorno, giustamente qui io sono ancora al secondo giorno ragazzi, perché sull'account principale giustamente ero buggato a schifo, ce mancherebbe. Allora, andiamo a prenderci la povertà prima di vedere tutto il resto. Ok, grazie, molto gentili, i goblin ci piacciono sempre. Forziere giornaliero per noi, monetine, crystal, Ralph spacca tutto, Angela casalinga disperata, niente di utile. 50 monetine gratis e un pochino di gemmine, 10 gemmine per noi, molto gentile. Ok, allora dovremmo aver aperto anche una cassa dorata, perfetto. Apriamola e vediamo cosa ce ne esce. Puzzi, Ralph lo spacca tutto, Densi dorata, colonna infuocata e l'epica coniglio divertente. Wow, possiamo cominciare a potenziarlo. GG, ci piace questa cosa. Ok, adesso vado a prendere un attimo un promo code. Allora, uno dei promo code che dobbiamo prendere assolutamente Halloween 2017, perché ci regala robina buona. Oh, che bello, grazie gentile. 200 gemme per noi sono tantissime, 500 monete e anche 3 per della Skelly, così la proviamo col mazzo basso, magari a livelli bassi è buona. E poi andiamo a mettere quello che ci ha mandato Ciccio Gamer qualche giorno fa, quindi Halloween Tastic dovrebbe essere. Tastic, ok, dovrebbe dare 50 gemmine e un pochino di gold, e a noi non dispiacciono. Questa volta me le mantengo ragazzi le gemme, perché ho paura che ci saranno altre offerte tipo a 500 gemme del periodo di Halloween. Quindi bisogna provare prima Skelly in questa versione e in questo livello di account per vedere se ne vale la pena veramente. Allora, oggi andremo a fare più campagne ragazzi, perché l'altra volta abbiamo fatto esclusivamente arene. Ok ragazzi, oggi come vi ho detto andiamo a provare la Skelly sull'account No Shop per vedere che cosa riesce effettivamente a combinare. Giustamente Manny la talpa ce l'ammazza tutte, perché te pare che Manny la talpa non doveva fare la simpatica, giusto? Volevi? Ok, coniglietto. Coniglietto ammazzato da cecchina, ci stanno ammazzando tutto. Ah, è così? Allora prendite sta palla di fuoco in faccia, mi sembra anche giusto. Ok, mi dispiace ma te devo sconfiggere male. Volevo provare a usare la Skelly, me l'hai uccisi malamente. A sto punto andiamo dai cattiveria. Ok, stiamo andando avanti piano piano. Giustamente il fulmine sulla nostra povera cecchina ci mancherebbe. Ok, botte secche, vai Smith, anzi vai Ciccio Chef. Cassa per noi ragazzi, punti esperienza, soldini, Alcolix che ancora non avevamo e mister atteggiato. E si prosegue ragazzi, dobbiamo scalare questa campagna e arrivare alle prossime chest serie. Allora direi di andare di coniglietto e poi vado di scheletrini, perché questi scheletrini ho capito che prendono tante botte. Magari contro la Manny riescono a reggere qualche colpo e riescono pure a tirarne qualcuno, dai, qualche danno l'hanno fatto. E ne è rimasto vivo anche uno che è stato invertito, giustamente. Qualcosa è riuscito a portare a termine. Ok, buttiamo giù quello Smith. Coniglietto uccidi cecchina, no, gliela invertita. Smith tira colpo e uccidiamo. Ok, altra cassa per noi, monetine, punti esperienza e una crystal. E siamo contro Jack, ragazzi. Allora, lo Smith attacca ad aria. Il problema dello Smith è sempre quello. Allora, direi di mandarli dopo, perché così magari focalizzano l'attacco su altre cose. Giustamente mi ammazzano coniglietto, te pare? Ok, gli scheletrini hanno tolto qualche danno a Smith, quindi forse a qualcosa sono serviti. Il problema è che hanno il costo di ricarica veramente improponibile per una carta che costa così poco, ragazzi. Aia, ci stiamo rimettendo. Ci stiamo rimettendo male, devo usare una palla di fuoco. Vai cecchina. Vedete, per stare a giocare con gli scheletrini stavamo rischiando anche di perderci. Sta cosa non va bene. Vai, uccidilo Ciccio Chef, bene. Altra cassetta per noi, vai, monete, esperienza, Alcolix, perché giustamente ci mancava. E siamo contro un unicorno di colore. Molto strana come cosa, ma esistono. Ok, vai così. Proviamo gli scheletrini di nuovo, diamogli un'altra possibilità. Hanno preso dei danni ad aria infiniti, sono la carta più inutile che esiste. Neanche ai livelli bassi regge. A cosa mi può servire una carta del genere?
Boh. A fare il mazzo sciame, quello piccoletto. Ma se ci stanno ormai queste carte che tirano ad aria, che gli fai? Altra cassa per noi. Esperienza e Mog lo schiavista. Salve signor Alucard, benvenuto nelle nostre battaglie. Allora, vediamo un po'. Che cosa potremmo inventarci? Sinceramente gli scheletrini mi sono rimasti un po' sopra al groppone. Mi dispiace tanto che sono così scarzoni. Guardate, guardate, qualche botta la tirano pure pure. Anzi, sono riusciti pure ad uccidere. Magari vediamo un po', riescono a ammazzare la cecchina. Vabbè, la cecchina c'ha poca vita. Hanno ucciso. Se sopravvivono sono buoni. Altra cassa per noi ragazzi, argentata questa volta. Punti esperienza, Alcolix e Densi Dorata. Wow, quant'è bella. E ora dall'altra parte abbiamo un mago di colore. Ci siamo cambiati un po' le impostazioni qua, diciamo, eh. Ok, proseguiamo con un bel ciccio chef. Smith è un problema per i miei piccoli scheletrini. Direi prima di annullare Smith di cattiveria. E poi ci pensiamo. Vai, scheletrini, fate vobis. Boom, one shot. Vai, scheletrini. Distruzione totale. Attaccate il vostro avversario. L'hanno ucciso. L'hanno ucciso, ce l'hanno fatta. Altra cassa per noi ragazzi, monedine, punti esperienza e un povero Gio sotto qualunque. E adesso siamo contro un tizio che si chiama Ash. Molta fantasia mi dicono. Ok, direi di andare di ciccio chef. Tanto è lento quanto Smith. Ah, sto Luzio lo usano tutti, eh. Io l'ho allevato e gli altri lo usano. Non mi piace sta cosa, ok. Voglio andare di scheletrini adesso, non so perché. Mi sento che forse vanno bene. Mi ha rallentato tutto. La sua mona non prende danni. I miei scheletrini hanno preso un bel po' di botte e sono morti. Mona, prendete una cecchinata. Bene. Ci aveva scocciato Mona. Ah, così, palla di fuoco? Ok, te copio. Copiamolo, a posto. Dovremmo aver vinto. Benissimo. Altra cassetta per noi, monedine, esperienza e fulmine. Proseguiamo a gran velocità nella campagna, ragazzi. Ok. Andiamo di coniglietto stavolta. Giochiamocela bene. L'arciere è mono target, però giustamente colpisce il primo target che trova. Coniglietto ci ha preso la botta, però ha invertito l'avversario. Quindi Smith tira un colpo alla sua bellissima Lady Lauren. Ok, mi hanno ucciso il coniglietto malamente. Io direi di fare una botta di cattiveria. E vai dei scheletrini, vai, botte sul groppone. Perfetto. Altra cassa per noi, monedine, esperienza e Angela Casalinga disperata. Ma volete cambiare un po' i comuni, insomma. E stiamo andando contro Augusto. Bella Augusto, sei italiano? Penso di sì, ma Augusto mi sembra tanto tanto italiano, insomma, insomma, eh. Allora, vediamo un po' che cosa riusciamo a combinare. Anche lui ciccio chef, quindi sì, è italiano, quasi sicuro, 100%. Ok, evochiamo tutto quello che possiamo evocare. Questi piccoletti in questo caso mi sembrano abbastanza inutili e abbastanza a rischio. Gli ho tirato una palla di fuoco, ma ho risolto abbastanza poco. Per fortuna abbiamo ciccio chef anche noi e vorremmo evocare la cecchina. Così gli leviamo la mona se ci riusciamo. Perfetto, gli abbiamo levato la mona che era un grosso problema. C'è morto il nostro smite, questa non è una buona cosa. E ciccio chef è tosto, eh. Ok, l'abbiamo ucciso con la cecchina. Uno dei due, perché adesso ci sta Luzzi. Va bene, cerchiamo di recuperare un po' di combattimento. Ah, la cecchina, cecchina su cecchina, mi va bene. Allora, voglio provare gli scheletrini adesso, perché se ce la faccio in tempo e evoca qualcos'altro, magari sono una buona alternativa per attaccare. Vediamo un po', sulla mona, vediamo un po' che cosa combinano. Hanno invertito! Wow! Perfetto, cassa per noi, sempre robina, 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 Angela Casalinga. Dai, battiamo questa che ci danno una bella cassetta dorata, e a noi ci piacciono le cassette dorate, vero? Allora, direi di fare una bella cosa, stavolta giochiamo alla vecchia maniera, vai, cecchina diretta, colpo sulla Lauren e giustamente mi prendo uno shot in faccia, perché ti pare. Ok, gli scheletrini non fanno niente, effettivamente non li devo usare in quella maniera, me lo devo ricordare. Dai, la cecchina, no, sei uno schifoso. Cecchina su smite è schifosaggine però, eh. Ok, ho ucciso i due Luzzi più il tuo bellissimo compagno. Vai così, coniglietto. Ti prego, devastalo, direi un bel colpo. Mamma mia, abbiamo ammazzato Smith col coniglietto. Ah, dall'altra parte di nuovo la Lady. Veramente, di nuovo Lady Lauren. Ok, il ciccio chef mi sa che morirà molto male. Siamo nei guai. Siamo un pochino stretti. Mi sa che ho sbagliato un po' la combo. Per utilizzare sti scheletrini sto sempre a rischiare. Non devo utilizzare sti scheletrini. Mi sa che sono un problema. Ok, vediamo un po' se riesco a uccidere qualcuno laggiù. Sono riuscito a uccidere Luzzi, ma il nostro Smith sta per finire la vita. Quindi siamo un pochino nei guai. Per favore, gli spari a Lady Lauren. Niente, mi ha sparato la cecchina. Ah, ok, cecchina e cecchina sono rimaste vive. Dai, palla di fuoco su cecchina, sei cattivo in questo momento. Mi hanno ucciso. Ok ragazzi, ho cambiato avversario perché quello di prima era veramente un problema. La Lady Lauren è qualcosa di micidiale. Io non comprendo
come possa già esserci a questi livelli. Io non ce l'ho ancora neanche una. Cavolo, alla cecchina, mi ero scordato. Comunque Antonio è italiano sicuramente. Quindi vai, andiamo a salutare Antonio. Anche il Ciccio Chef, anche lui. Ok, cerchiamo di andare avanti. Attacchiamo il suo Ciccio Chef in tutti i modi. Vai coniglietto, ti prego, devastalo. Niente, il coniglietto muore. Ciccio Chef mio riesce a buttare il suo giù. Vorrei evocare la mia cecchina, che spara su Smith, sinceramente. Il mio Smith è morto, questa non è una buona cosa, ma proprio per niente proprio. Ok, vediamo un po' chi spari. Ok, la cecchina ha sparato dietro questa volta. Non so perché nell'altra partita succedeva così. Mi ha curato a me? Cioè, ha tirato la cura su di me il bot? Siamo seri? Vabbè, Antonio, mi dispiace, il bot non si è autocurato, ha curato a me. Non so perché, grazie, molto gentile. Cassa d'oro, olle, monetine, punti esperienza, papà Parkinson e una colonna infuocata, sempre buona. Ok ragazzi, siamo arrivati alla fine di questa puntata. Abbiamo fatto diverse partite nella campagna, ne abbiamo perse anche contro uno un paio di volte perché era abbastanza tostarello. Abbiamo anche preso due promo code, uno di Halloween 2017 segreto che dava 200 gemme e quello di Ciccio che invece ci dava 50 gemme e un po' di monetine, che lo ringraziamo ugualmente come sempre. Quindi arriviamo a 1500 like, condividete il video, iscrivetevi al canale se siete nuovi, lasciate l'hashtag WhatTheDenNoShop qua sotto nei commenti per ricevere un cuoricino e ci vediamo alla prossima puntata. Puntata.